Porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. La sicurezza è sempre più una priorità per gli italiani. Il 51% non si sente tranquillo nemmeno fra le mura di casa. E che il senso di insicurezza cresca lo dimostra il fatto che se nel 2004 solo il 50% delle persone aveva installato almeno un sistema di protezione in casa o in negozio, oggi la percentuale è salita al 75%. 3 persone su 4 che abitano in grandi città o in piccoli paesi dove si dorme con la porta aperta hanno già provveduto a installare antifurti e telecamere per sentirsi più sicuri. Anche per lei è una priorità la sicurezza? Certamente è una priorità, anche se devo dire che in Italia, ma non solo in Italia, perché in Europa la situazione che c'è in Italia c'è anche negli altri stati, anche nella Germania, perché ogni tanto si legge che anche in Germania la sicurezza va a farsi benedire. Quindi se anche la Germania, la Svezia, la Norvegia o altri paesi hanno problemi di questo genere, è chiaro che non è solo dovuto agli immigrati e così via, perché i delinquenti ci sono sempre dappertutto e sono magari anche in Italia da tanti anni e italiani, non dimentichiamoci che adesso stiamo dando la colpa, io non sono razzista, stiamo dando la colpa agli immigrati, ma anche gli italiani delinquono, quindi l'unica cosa è che si dovrebbe fare qualcosa di più, ma i tagli che fanno sia in Italia che negli altri paesi lasciano spazio ai delinquenti per la sicurezza. Infatti le avrei chiesto proprio questo, secondo lei a cosa è dovuto questo aumento di reati di questo genere? A un minore intervento sulla spesa della sicurezza, cioè cosa posso dire, polizia, carabinieri e altre forze dell'ordine. Purtroppo questa... Se ci fosse, non dico il doppio, ma almeno un terzo di personaggi in più che difendono per quanto riguarda la sicurezza, ripeto, carabinieri, polizia e altre forze dell'ordine, molto probabilmente la delinquenza potrebbe anche diminuire. Un'altra cosa molto importante che non avviene solo in Italia, che purtroppo quando si prendono i delinquenti, dopo pochi giorni sono fuori. Lasciamo perdere che sono... in casa, ma possono uscire quando vogliono, tanto chi li controlla. Sì, devo dire che ha toccato due tasti dolenti e importantissimi. Sono questi in effetti, perché uno dice, tanto io fra qualche giorno sono fuori, posso andare avanti a delinquere. Io ho messo due cancelletti di ferro. Quindi sì. Anche lei si è dovuta adeguare. Ah sì, perché ho troppa paura, perché il mio condominio di sera chiude, tutti i cancelli, però di giorno non sono tranquilla, ecco, e con la porta a vetri e la tapparella è un attimo distruggerle, e allora mi sono messa due cancelletti di ferro. Secondo lei le persone che commettono questi reati sono più degli esperti, dei professionisti, diciamo, oppure molti dicono no, sono degli zingari che entrano in casa e rubano? Tanti sono professionisti, secondo me. Tanti sono professionisti, perché riescono ad aprire dappertutto, anche le porte blindate. C'è chi dice che mancano i controlli, cosa ne pensa? E insomma, di vigili in giro non ce ne sono, di poliziotti vengono se li chiami e basta. Quindi è poco, sì, è troppo poco. Beh, indubbiamente anch'io purtroppo alcuni anni fa ho subito dei furti, per cui mi sono adeguato, ho messo un cancello di protezione all'ingresso, ho l'antifurto e è una necessità purtroppo. Lasciavo le porte aperte, infatti quando ho lasciato aperto mi sono trovati i ladri in casa. La sicurezza è qualcosa di cui devono occuparsi i cittadini oppure c'è qualcun altro che forse non fa abbastanza? Beh, indubbiamente gli organi pubblici devono occuparsene, però la protezione della propria casa credo che sia una priorità di chi ci abita, no? Quindi mettere in atto quel minimo di protezione, che si può stare attenti, non lasciare le porte aperte e... cose di questo, molto semplici di questo tipo, no? Con i sistemi di protezione che ha adottato adesso si sente più sicuro, quindi?
Relativamente, perché poi non esiste nessun sistema di protezione sicuro, perché tutto sommato se qualcuno vuole entrare lo può fare comunque.